Queste relazioni sono, diciamo, quelle che rappresentano la mappatura dalla velocità dei giunti alla velocità dell'organo terminale e poi la mappatura inversa, la mappatura da, si inversa nel senso che questo è cartesiano, da forza e momenti all'organo terminale. Spesso lo chiamiamo forza generalizzata all'organo terminale o addirittura solo forza all'organo terminale, è un vettore 6x1, dipende dal contesto in quale ci si trova. Tramite la J trasposta si mappa nelle coppie tau. J non è quadrata, J generalmente è rettangolare, perché mentre la velocità lineare angolare all'organo terminale è un vettore 6x1, il numero di giunti n può anche essere 7 nel nostro caso o qualsiasi. Io ho scritto due relazioni di mappature dai giunti all'organo terminale perché abbiamo scoperto che noi abbiamo due strade. In un caso costruiamo noi lo jacobiano in maniera tale da avere le velocità lineari e le velocità angolari all'organo terminale. Nell'altro caso, andando a fare una semplice derivata della cinematica diretta, e quindi al primo membro una derivata della rappresentazione dell'orientamento, abbiamo un altro jacobiano, però non è uguale al primo, perché la derivata della rappresentazione dell'orientamento non è mai la velocità angolare. Va bene? Sono due oggetti diversi, il legame fra di loro è molto stretto, lo abbiamo visto, non lo ripetiamo adesso, ma un caso ci dà uno jacobiano geometrico cosiddetto geometrico, nel secondo caso ci dà lo jacobiano cosiddetto analitico. Sappiamo qual è il modo per passare dall'uno all'altro, per cui diciamo non ci preoccupiamo. In alcuni casi sarà più comodo usare uno, in alcuni casi sarà più comodo usare l'altro. La mappatura delle forze è quella geometrica invece, va bene? Questo è lo jacobiano geometrico. Ok. Questo, diciamo, è un breve riepilogo. Adesso come possiamo controllare l'errore nello spazio operativo? Beh, costruiamo un errore nello spazio operativo e poi in qualche modo dobbiamo mapparlo nello spazio dei giunti. Una possibilità è tramite un'inversa dello jacobiano analitico, un'altra possibilità è tramite una trasposta dello jacobiano analitico. Abbiamo capito che questa operazione di trasposizione in qualche modo proietta delle forze. Anche se sono forze virtuali, anche se sono azioni di controllo, io posso proiettarla nello spazio giunti tramite la trasposta dello jacobiano. Ok? Ora vediamo una legge di controllo che ha anche una interpretazione grafica molto chiara, molto evidente, che ci aiuta poi nella taratura dei guadagni, ed è PD con compensazione gravità nello spazio giunti, che è un oggetto, diciamo, di un'esercitazione. Allora, scrivo la mia brava funzione di Lyapunov obiettivo, la mia funzione di Lyapunov è funzione di che cosa? Beh, ancora una volta ho una variabile di posizione e una di velocità. Dovrebbero essere errori di posizione e errori di velocità. Facciamo l'ipotesi che x desiderato sia costante, per cui a me interessa portare a zero un errore di posizione e poi mi interessa portare a zero la velocità. Facciamo attenzione a una cosa, che io sto dicendo che voglio portare a zero q punto. Cioè, io voglio che si fermi il robot, per cui metto nella mia funzione obiettivo Q punto. Non metto nella mia funzione obiettivo X tilde punto, perché sappiamo che il fatto che l'organo terminale sia fermo non significa che il robot sia fermato. Ok? Io voglio il robot fermo, quindi Q punto X tilde. Al solito abbiamo capito la funzione quadratica è quella che ci serve in questo corso per implementare il teorema di Lyapunov.
Altra cosa che abbiamo capito è che se io scrivo BQ punto, quando vado a fare la derivata ho un BQ due punti che fa entrare in gioco l'input, va bene, le equazioni dinamiche del modello, e quindi KP è una matrice definita positiva di progetto, è la mia matrice, che va a moltiplicare un errore di posizione e di orientamento. Quindi è una matrice 6x1. Come la scelgo KP? Beh, io se voglio risparmiare variabili, KP è 6x6, la piglio diagonale a blocchi, però poi x, y, z uno scalare per una matrice d'entità e l'orientamento per esempio uno scalare per una matrice d'entità. Qui ho messo 3 adesso, poi vediamo, forse non piccio io sarebbe 3, ok? In questo caso ho solamente due scalari alla fine. Il discorso sulla taratura dei quadranti diciamo, dobbiamo sempre fare dei ragionamenti per semplificarli il più possibile, ma senza perdere gradi di libertà, okay? Quindi questo è un parametro del progettista, è definita così. Andiamo a fare la solita derivata, che adesso abbiamo fatto diverse volte. Allora, qui noi abbiamo B, Q due punti, per ora lo lasciamo così. Vediamo prima di tutto X tilde punto, va bene? Negli appunti questo c'è il trasposto, è la stessa cosa, possiamo rimanere coerenti con gli appunti, però il trasposto di uno scalare è se stesso, per cui non cambia niente, e le matrici dei quadranti le vediamo sempre simmetriche, per cui è la stessa cosa. Ora, x tilde punto, chi è? X punto desiderato meno x punto. Ma x desiderato è costante, per cui questo termine non c'è, per cui questo è meno x punto e meno j con a q punto. Ok? Poiché il trasposto è q punto trasposto, j con a trasposto. Quindi andiamo direttamente a sostituire. Uguale, quindi qui ci mettiamo direttamente la del modello matematico b punto meno 2c uguale a 0, questo qua è uguale a 0. Q punto trasposto lo metto in evidenza a sinistra, scegliere il controllore, ok? Le solite considerazioni: se io scelgo il controllore, allora F e Q punto non mi dà fastidio perché ho Q punto trasposto
FQ punto col meno davanti. È la solita cosa, l'attrito è un effetto stabilizzante, per cui quando vado a fare i conti esce sempre che mi fa piacere avere l'attrito. Non lo posso, diciamo, non è un parametro di progetto, non lo posso sagomare, non posso decidere io, potrebbe essere un attrito, diciamo, troppo, potrebbe essere sia troppo lubrificato, tra virgolette, no? Però, diciamo, è un effetto stabilizzante, ok, perché dissipa energia, perfetto. Se io considero meno Q punto di trasposto G, questo termine è indefinito in segno, che ne so io quanto vale, però ho il mio grado di libertà, e per lo stesso ragionamento che abbiamo fatto al PD più compensazione di gravità nello spazio dei giunti, quello che mi dà fastidio lo compenso, cioè io dico ok, io G lo metto nel controllore in maniera tale da cancellarlo. Poi a questo punto io ho già un termine in Q punto, ma proprio perché abbiamo appena detto che non lo posso sagomare io, ce lo metto io un termine in velocità. Questo termine in velocità lo metto, e guardate, ha un'espressione apparentemente abbastanza complicata. Gconà trasposto KD gconà per Q punto col meno davanti. Gconà trasposto KD gconà è definita positiva? Sì, perché KD è un parametro di progetto e gconà, che non ha nessuna proprietà riguardo al suo segno, ma compare al quadrato, non è neanche, è una matrice leggermente rettangolare, per cui questo è come se fosse un numero al quadrato, sì, è definita positiva, sì. Perché ho fatto questa cosa complicata? Allora lo vediamo dopo, per ora osserviamo semplicemente che c'è una cosa apparentemente complicata qui. Poi, beh, un altro termine che non è definito in segno è Q punto trasposto che moltiplica gconà trasposto KPX tilde, perché X tilde e Q punto moltiplicati tra di loro, che ne so, mi dà fastidio, lo levo da mezzo, quindi io qua metto più gconà trasposto KPX tilde, ok? Con questo controllore io che cosa faccio? Ottengo una V punto che è meno Q punto trasposto F più gconà trasposto KD gconà Q punto. Cosa vuol dire questo? Che non è minore di 0, minore uguale a 0, perché il tilde è scomparso. E allora succede la stessa cosa che è successa in diverse leggi di controllo. Io posso dire che Q punto va a 0, però poi devo rimetterlo nelle equazioni del modello matematico e scopro che X tilde non va a 0, quello che va a 0 è questo. Ok? Cosa vuol dire questo? Beh, sempre la stessa cosa. AX uguale a 0 non vuol dire che X uguale a 0. KP è il rango pieno, quindi se fosse stato solamente KP X tilde, l'unica soluzione sarebbe stata X tilde uguale a 0. C'è uno jacobiano. E cosa può succedere allo jacobiano? Che ha un nullo. E l'abbiamo studiato il nullo dello jacobiano. Può succedere che in singolarità è che scende di rango. Quindi la legge PD più compensazione di gravità nello spazio operativo ha come conclusione che si ferma non necessariamente se x tilde uguale a 0, devo andare a vedere il rango dello jacobiano analitico. Può non succedere se è ridondante, se sono nel nullo dello jacobiano, è più corretto dire se sono, mi posso fermare nel nullo dello jacobiano. Ok? E questo è scritto negli appunti, attenzione, non x tilde uguale a 0. Lo schema blocchi è questo, ma io penso che questa sia una interpretazione grafica delle azioni di controllo che anche, diciamo, di aiuto nella taratura dei guadagni. Cerchiamo un attimo di capire che sta succedendo. Allora, io qua ho disegnato un manipolatore
e poi c'è una G, una freccetta G nera con una freccetta meno G rossa. Il rosso è questa azione di controllo qui, noi stiamo compensando la gravità, ok? Quindi è come, ovviamente facendo l'ipotesi che conosciamo tutto perfettamente, è come se non ci fosse gravità nel nostro sistema. Perfetto. Poi cerchiamo di capire un attimo. Prima di tutto questa azione verde. X tilde è un errore di posizione. Immaginate che voi avete quell'X desiderato, come è disegnato lì, e avete quella configurazione attuale. Ok? L'errore è X tilde. Immaginiamo, per l'interpretazione grafica, immaginiamo solo la posizione. L'errore è X tilde. Quando io vado a moltiplicare X tilde per un guadagno, quello che sto facendo è immaginando una molla virtuale. L'azione proporzionale dell'errore è sempre interpretabile come una molla virtuale con rigidezza Kp. Quindi con il Kp io vado a progettare la rigidezza della molla. Però guardate, questa è una forza cartesiana, è una forza virtuale cartesiana, perché io ho questa molla che mi dice: guarda, tu devi andare lì, per cui devi andare in quella direzione. I miei motori sono sempre nello spazio giunti. Che faccio? Questa forza virtuale cartesiana la mappo, la proietto nello spazio dei giunti tramite la trasposta dello jacobiano. In questo caso lo jacobiano analitico, perché sto definendo le mie errore come X tilde, l'errore di orientamento. Va bene? Quindi l'interpretazione di questo J con A trasposto Kp X tilde è molto fisicamente molto, molto forte, anche molto chiara. Io ho una molla virtuale, quindi una forza nel cartesiano, e poi proietto la sua azione nello spazio giunti con lo strumento matematico che ho studiato nella statica, e cioè con la trasposta dello jacobiano. Ok? Ebbene, ora cerchiamo di capire a questo punto il terzo termine, che è quello strano termine in velocità, che è apparentemente strano perché io ho meno g con a trasposto k di g con a q punto. Allora vediamo un attimo. Q punto è la velocità nello spazio aggiunti. Se la moltiplico per j ho x punto, ok? Pensiamo sempre solamente alla posizione per ora, per semplificare l'interpretazione. Quindi è una velocità nel cartesiano. Una velocità al cartesiano che quindi è un vettore con la sua brava direzione. La moltiplico per una decina di pesi mie, io sto dando un attrito virtuale nel cartesiano, nella direzione di x punto della velocità. Quindi questa è una forza virtuale. È una forza virtuale viscosa che decido io. Però a questo punto ce l'ho nel cartesiano. Che faccio? La riproietto con la trasposta dello jacobiano. Quindi damper, quel disegnino, quello è uno, diciamo, dei simboli che si usa spesso quando si fanno gli schemi di sistemi meccanici per rappresentare uno smorzatore di guadagno Kd. Sono io che decido l'attrito virtuale. Quindi queste due forze virtuali nel cartesiano vengono proiettate col J trasposto, J con A trasposto. Ok. L'interpretazione del PD più compensazione di gravità nello spazio cartesiano credo che in questo modo ci aiuta anche a tarare i guadagni quando facciamo una simulazione. Perché se io do al mio sistema un certo X desiderato, se sono contento della costante di tempo, ma non sono contento dell'oscillazione, voi su che parametro agireste? Quello è il controllore. Cosa potete toccare nel controllore? I 2K. E quale toccherebbe lei? A
aumentandolo o diminuendolo? Aumentandolo. Ovviamente questo è tutto tempo continuo, voi lo implementate con Q punto, che è una derivata numerica di Q. Facciamo attenzione, perché tempo continuo, il termine in velocità è sempre dissipativo, è sempre stabilizzante. Tempo discreto, facciamo attenzione che col passo di campionamento possono succedere cose spiacevoli, soprattutto quando chiediamo delle prestazioni molto spinte, per cui quando andiamo su KP e KD elevati, ok? Adesso io questa ve la lascio come domanda d'esame, nel senso che quell'azione è strana dello smorzamento, no? Perché moltiplico due volte per J con A. Dal punto di vista puramente matematico, se io avessi scelto questa legge di controllo in cui cambia solamente questo, la matrice che moltiplica Q punto, quindi se io faccio riferimento qui alla legge di controllo, invece di questa cosa strana qua metto un K di primo, ok? Dal punto di vista matematico questo qua avrei ottenuto le stesse proprietà della legge di controllo che abbiamo visto, però è più semplice. Perché non si fa? Ve la lascio come domanda d'esame, ok? Ok, diverse varianti della stessa legge di controllo si possono ottenere in maniera semplice senza fare l'analisi di stabilità. Cioè, guardate, posso usare il quaternione, io ho fatto x tilde, se io dico x tilde sto dicendo che sto facendo la differenza fra l'orientamento desiderato e l'orientamento attuale, con una qualsiasi rappresentazione dell'orientamento. Però sappiamo che non ci piace molto. Possiamo usare il quaternione? Sì, guardate, il quaternione lo potete usare. Questa è la legge di controllo in cui, oltre ad aver considerato lo jacobiano geometrico al posto dello jacobiano analitico, io devo esplicitare che il mio errore è dato da compiego no con una opportuna definizione. Il posizione è sempre desiderato meno quello, però l'orientamento è un vettore quaternione, va bene? Non facciamo analisi di stabilità, ha le stesse proprietà. Posso fare un inseguimento di traiettoria invece di fare un problema di regolazione, perché la regolazione, ve l'ho già detto tante volte, va bene in simulazione, va bene perché dà un contenuto informativo molto forte una simulazione di una risposta indiciale, però nella pratica noi, diciamo, saturiamo, smussiamo, non diamo mai delle discontinuità al nostro sistema meccanico, al nostro robot. Quindi implementiamo poi un inseguimento di traiettoria. Lo posso fare? Sì, guardate, cosa cambia? Qui c'è il più, perché poi ci metto l'errore di velocità, quindi più G trasposto KD, e l'errore di velocità è un P punto desiderato e poi c'è un omega desiderato, perché se sto usando il quaternione posso accoppiarlo con la velocità angolare, va bene? Come genero P punto desiderato e omega desiderato con quello che abbiamo visto alla fine della lezione sulla pianificazione traiettoria. Voi ancora non avete avuto il progetto d'esame, i vostri colleghi Maya stanno tutti quanti, diciamo, facendo domande su questo. Le ultime pagine degli slide della pianificazione traiettoria vi servono per generare la traiettoria nello spazio cartesiano, perché io vi darò un problema di posizione e orientamento nel cartesiano, va bene? Quindi lì spiega bene come bene non lo so sì bene perché non l'ho scritto io spiega bene come farlo, ok? E quindi ottengo questa versione. Dopodiché posso scoprire di aver bisogno di un'azione, uno smorzamento, diciamo, nel spazio aggiunti per evitare i moti interni. Quindi posso avere bisogno di un altro effetto, diciamo, stabilizzante
nel cartesiano. Ok, sono tutte varianti del PD più compensazione di gravità del cartesiano. Ok? Non c'è concettualmente nessuna differenza fra queste leggi di controllo. Ok, allora io mi fermo qui e noi ci vediamo. Allora, tanto smetto.